due voci storiche di Sky e del wrestling in Italia. Luca Franchini, buongiorno Luca. Buongiorno Giuseppe, buongiorno agli amici di Radio Siderno alla Cometa. Allora Luca, io ho voluto tanto questa intervista con te, primo perché sono un appassionato di wrestling, ma ho un motivo principale, che è il libro che avete scritto con Michele, Intorno al Ring. Esatto, sì, esatto, il libro Intorno al Ring, che è uscito ormai da un paio di mesi, Cinaschi Edizioni, è un libro, diciamo, che abbiamo deciso di fare per, innanzitutto per commemorare i nostri 15 anni di telecronaca, visto che comunque io e Michele lavoriamo insieme ormai dal 2000 e a settembre saranno 15 anni, e quindi diciamo che ci sembrava arrivato il momento di mettere insieme un po' di storie, di aneddoti, di curiosità che ci sono successe in questi 15 anni in cabina di commento e comunque in ambito wrestling WWE, e poi la ciliegina sulla torta è arrivata con la convocazione negli Stati Uniti per commentare a bordo ring l'edizione numero 31 di WrestleMania in quella di Santa Clara in California, e quindi diciamo che una metà del libro è stata dedicata a questi racconti, a queste curiosità, a questi aneddoti, mentre l'altra metà è un vero e proprio diario che racconta il nostro viaggio in California che abbiamo fatto alla fine del mese di marzo. Che voglio qualche anticipazione, ma che esperienza è stata che va fatto fare proprio questo libro? Perché è un'esperienza fortissima. No, allora, guarda, noi abbiamo già scritto, allora Michele aveva già scritto più di un libro, perché aveva già pubblicato sempre per Cinaschi Storie di Wrestling, però diciamo che questo è il nostro libro. Avevamo fatto anche la biografia di Hulk Hogan in italiano, pubblicata un paio d'anni fa, mentre addirittura nel 2006 avevamo pubblicato un altro libro che si chiamava 100 anni di wrestling, dove facevamo un po' di classifiche, però diciamo che questo è un libro completamente diverso, perché per la prima volta si parla di noi, delle nostre esperienze, di quello che noi abbiamo vissuto, le nostre emozioni che abbiamo provato in questi 15 anni, quindi è stato molto bello anche raggruppare queste idee, queste considerazioni e metterle nero su bianco, in poche parole, anche perché ci sono alcuni capitoli dove ci sono un paio di capitoli dove io parlo di Michele, dove Michele parla di me, dove raccontiamo come ci siamo conosciuti, magari i problemi che ci sono stati all'inizio, insomma ci svegliamo un attimo e raccontiamo anche un qualcosa di noi stessi che magari, e sicuramente in televisione soprattutto, perché in televisione io e Michele rappresentiamo e interpretiamo un attimo dei personaggi, certo, quelli del Bardo del Godzilla, e quindi non vengono fuori, diciamo, in televisione i nostri veri lati, i nostri veri caratteri. Ho visto anche dalle vostre pagine Facebook, dalle vostre fanpage, tu e di Michele, i grandi risultati che avete avuto presentando il libro, anche a Napoli, a Roma. Sì, è stato fantastico, guarda Giuseppe, è stata una cosa meravigliosa riuscire per la prima volta ad andare al centro e al sud Italia, perché purtroppo noi lavorando a Milano e avendo degli impegni plurisettimanali ci riesce difficile muoverci per assentarci, per andare lontano, e siamo stati felici, alla fine dello scorso mese di giugno, di riuscire ad andare a fare una due giorni. Abbiamo fatto due presentazioni a Napoli che sono state veramente fantastiche, come quella del giorno successivo a Roma, e veramente ci hanno accolto in centinaia in ogni occasione, e abbiamo constatato ancora una volta come il pubblico del centro, soprattutto del sud Italia, sia molto caloroso e molto vicino a noi, al wrestling, insomma alla WWE. C'è tanta passione, c'è tanto calore che ci fa tanto piacere, perché comunque quando hai l'occasione di incontrare chi sta dall'altra parte del teleschermo, in questo caso il pubblico, e hai l'opportunità di sentirti dire, non solo farti complimenti, ma proprio vedere che c'è una sorta di rapporto umano, non so come spiegarlo, rimane un'emozione e un'esperienza fantastica. Sì, anche perché siamo una radio calabrese, no? siamo proprio del sud, sud-sud, e si vede l'amore che c'è sia verso la disciplina e sia verso voi. Cioè, ormai quando si parla di wrestling in Italia, di WWE, si pensa subito a te, a Luca, vi fa piacere, e a te, a Michele, vi fa piacere questa cosa? Cioè, sì, vi identificano? Assolutamente no, è fantastica, guarda, perché diciamo che è un po' il frutto del nostro lavoro. Allora, io una cosa che ripeto sempre,
sempre a chi mi incontra e a chi mi chiede insomma come fare questo lavoro, dico guarda, è una cosa bellissima, perché non, anzi dico non tutti, ma pochissimi hanno l'opportunità di fare il lavoro, un lavoro che piace. E secondo me il nostro segreto è proprio la grande passione, cioè anche se ormai sono 15 anni che facciamo questo lavoro, la passione è come quella del primo giorno. E per fare uno sport, per fare delle telecronache e renderle coinvolgenti, ma allo stesso tempo fresche e allo stesso tempo non ripetitive, devi avere una passione e una diciamo dedizione proprio allo sport spettacolo e alla WWE in particolare, che altrimenti non potresti fare se tu non hai questa passione dentro. Insomma, non è uno sport che puoi imparare, cioè non lo puoi andare a studiare sui libri, non ci sono almanacchi, cioè il risultato fra l'altro dei match o delle situazioni è abbastanza secondario, perché il mondo del wrestling, della WWE, è basato su delle storie. È un po' come insomma fare il critico cinematografico senza aver visto i film, ma soltanto andando a guardare chi è che ha preso più incassi, no? Tanto per farti un esempio, se tu non lo segui costantemente, anche perché ogni lottatore, ogni wrestler ha la sua storia, passaggi da heel a face, storyline, rivalità, insomma devi essere, in inglese c'è un termine che è committed, ed essere sempre concentrato, devi essere sempre focalizzato sul prodotto, sull'argomento, e per cui la passione non può mancare, e io fortunatamente ce l'ho come al primo giorno. Se posso permettermi, secondo me da quando proprio facevate il wrestling su stream anche, e io me lo ricordo bene, la vostra forza, sia tua sia di Michele, è stata migliorarvi, cioè anche se voi eravate arrivati vi siete sempre migliorati, perché anche nel commento, anche nelle cose, io vi ho trovato sempre migliorati, fino ad adesso siete a un punto eccellente proprio, dove non penso che potete andare ancora più in alto. Guarda Giuseppe, il problema è stato che per esempio anche nel corso degli anni la nostra tipologia di telecronaca è variata, perché quando diciamo la WWE proponeva un prodotto un po' più adult oriented, come si diceva diciamo almeno fino all'anno 2005, allora anche noi potevamo magari sbizzarrirci in commenti un po' sopra le righe, poi un po' per la direzione del prodotto, un po' anche perché Sky, e quindi con il passaggio a Sky Sport, ci è sempre stato fatto capire che comunque è una televisione più ad orientamento familiare, anche se noi diciamo le nostre cazzate, infatti il nostro motto che abbiamo tirato fuori da qualche tempo è Franchini e Posa cazzata iosa, è perché comunque noi cerchiamo di rimanere un po' su quel filone, con l'umorismo da caserma, e sottolineare le regole, anche perché è un po' quello che il pubblico ci chiede, perché il wrestling è uno spettacolo ricreativo, non è una disciplina tecnica, non è un qualcosa che deve essere cerebrale, deve essere soltanto un momento di svago e di divertimento, e quindi diciamo che anche noi stessi a livello di telecronaca, a livello di modo in cui ci poniamo, non possiamo essere seri, dobbiamo per forza prendere in giro, prenderci in giro e cercare di far divertire il pubblico a casa. Luca, tu lo fai per passione, come ho detto prima, quindi non è un lavoro, proprio non lo senti come un lavoro pesante. No, non mi costa assolutamente, anzi. Però quanto lavoro c'è dietro? Perché io lo so che voi lavorate tantissimo, perché la gente sembra allora, che non devo, ci sia. Allora, diciamo la verità, che io e Michele forse siamo la testa di diamante della squadra, ma c'è una squadra che lavora dietro a Sky. Beh, iniziare da Salvatore Torrisi, che è il nostro traduttore e che ci aiuta puntualmente tutte le settimane con le traduzioni di Raw, che sono le traduzioni più complicate, mentre SmackDown lo facciamo in autogestione io e Michele, anche lì è un lavoro di preparazione, perché comunque noi quando andiamo in telecronaca non sappiamo che cosa è successo, anche se registriamo Raw 12 ore dopo la diretta o SmackDown oggi va in onda il giovedì negli Stati Uniti, noi lo doppiamo il venerdì pomeriggio per andare in onda il venerdì sera su Sky, c'è comunque un lavoro di traduzione il martedì fatto da Salvatore Torrisi, il venerdì fatto da me e Michele, per rendere il prodotto
più godibile, ma anche più preciso proprio dal punto di vista dei, dei contenuti, perché comunque sappiamo che i dialoghi, e rendere i dialoghi più veritieri possibili, più assimilabili possibili, è determinante. Poi c'è una produzione che ci segue, ci sono diverse ragazze che fanno le produttrici, abbiamo un realizzatore che monta le puntate, perché le puntate, per esempio, quando arrivano dagli Stati Uniti hanno 14 pause pubblicitarie, noi le dobbiamo soltanto fare 2-3 pause pubblicitarie o 4, quindi dobbiamo fare dei promo di raccordo tra un segmento e l'altro. Sì, c'è un lavoro. Poi adesso sono arrivati in squadra Andrea Redaelli, che ha lavorato a Radio DJ per diversi anni, e ultimamente abbiamo acquisito anche Paolo Mariani, che ha lavorato per 6 anni ad Eurosport in compagnia di Paolo Lanati, e che è un DJ di Radio 105 che si unirà alla squadra Wrestling di Sky a partire proprio dalle prossime settimane. Luca, guarda, io sono felicissimo di averti avuto qua in radio, e per me è un onore. Io ringrazio te per l'ospitalità e saluto ovviamente te, tutti gli amici e tutti gli ascoltatori della radio, e anche quelli della replica della sera, per cui io ho detto buongiorno, quindi posso accomiatarmi con un quasi buonanotte o comunque buonasera. Luca, un saluto come farebbe il Godzilla ai nostri ascoltatori. Ah beh, quella wow, amici appassionati di wrestling, il Godzilla vi manda un grandissimo saluto, ciao ragazzi. Ciao Luca, buon lavoro Sky, e adesso andiamo avanti con Tiziano Ferro, Antonacci, Baciano le donne.